qua, poi mi Trova puoi. un'email? Sì. Allora, mister, intervista post partita, grande Sant'Angelo Romano per 70 minuti, però poi quando un allenatore ha delle cartucce buone, quando poi sono entrati Iannotti, poi Petrucci, poi Silvestrini, e poi è finita 2-0 per il Villalba, grande partita da parte di tutte e due le squadre. Allora, mister. No, come hai detto tu, una partita equilibrata, no? La supremazia del Sant'Angelo Romano, come dicono loro che ci abbiamo culo. I gol non vengono per culo, i gol vengono perché li fai e li costruisci. Però è giusto che loro siano arrabbiati perché dopo una bella prestazione perdi. T'arrabbi, però Parliamo del Villalba, un inizio di partita difficile perché loro, il difficile. Sant'Angelo ha chiuso benissimo ogni spazio, le ripartenze erano difficili, però poi però c'è stato quel cambio di passo che il Villalba sa fare negli ultimi 20 minuti. Allora, oggi poi tu li conosci abbastanza bene i miei ragazzi, non avevo messo in campo una formazione per le ripartenze, avevo messo in campo 11 giocatori, ma in possesso palla, muoverla avanti e dietro, inserirsi con gli attaccanti. Il primo tempo l'abbiamo sbagliato perché i quattro attaccanti stavano tutti alti, non ci davano riferimento, eravamo costretti a lanciarla. Però comunque loro sì, hanno fatto un'ottima prestazione, ma sono stati sempre là, sette persone, aspettarci. Giustamente venivamo da tre buoni risultati e loro pure stanno facendo un gran cammino. Però da qui a dire che ci abbiamo avuto fortuna, okay, io la fortuna ce l'ho. La L'averci fortuna 18 aiuta giocatori così, no, gli audaci. agli audaci. Poi oltretutto ho la fortuna di avere 18 giocatori titolari che comunque. Non è facile fare le scelte E poi d'inizio vincere qui non è partita e facile. poi vince su sto campo, lo sappiamo benissimo quanto è difficile. Alla fine 2-0, d'altronde la dice tutta, insomma, dai. Grazie, mister, e Grazie. complimenti per il tuo villaggio. Neroni, se quel tiro perfetto, bellissimo, sullo 0-0, tuo a rientrare, fosse entrata la palla, perché poi ha preso il palo interno e poi è uscita. Ecco, ma se quel pallone fosse entrato dentro, quanto sarebbe cambiata la storia di questa partita? Beh, guarda, loro sono comunque una squadra forte, però penso la partita sarebbe cambiata proprio a vista d'occhio. Certo, loro sono stati bravi a fare il primo gol, noi non siamo stati bravi a resettare tutto quanto, abbiamo preso il secondo facile facile e quindi questo ci ha abbattuti, diciamo, ecco. Comunque diciamo 73 minuti di grande Sant'Angelo. Sì, abbiamo approcciato bene la partita, abbiamo fatto il nostro senza fare oltre. Ognuno ha coperto il proprio ruolo e è stata una grande partita. Loro, ti ripeto, sono una grande squadra, era la squadra da battere. Purtroppo questo è il campionato, insomma. Senti, come ti trovi qui con questa squadra, con la squadra di Lucani? Beh, mi trovo molto bene, la squadra è competitiva, bravi ragazzi, ottimo gruppo, grande mister, bravo presidente, quindi siamo tutti con le carte in regola a fare un buon campionato. Previsione di campionato per voi? Previsione di campionato ancora è da vedere, perché comunque abbiamo ancora a scontrarci con squadre forti e siamo solo alla quarta giornata, ecco. Complimenti, Neroni. Grazie.